Ciao a tutti ragazzi, siamo ritornati con un nuovo episodio di YouTube Falliti in Partenza. Oggi siamo io e Aaron insieme e andremo a vedere questo youtuber che sembra interessante, 1 minuto e 12 secondi di video dove un ragazzo sponsorizza un suo collega. Allora, il video si chiama Sponsorizzazione Cancelletto 5, perché ha già fatto sponsorizzazioni prima, ed è un canale che fa sponsorizzazioni a 146 iscritti. Non ne facciamo noi di sponsorizzazioni, che siamo alle soglie degli 2000, però c'è gente che lo fa lo stesso. E ha ricevuto... Vabbè, siamo sicuri che questo video non esce quando siamo già a 2000 iscritti? Può essere, però io dico quello che attualmente, oggi 6 novembre, sta succedendo. Dunque 15:41 ore. E dunque questo youtuber ha fatto 43 visualizzazioni, quindi una mega sponsorizzazione, con 2 like e un dislazzo, 2 dislike, lo metto anche io il secondo dislike, non so per fare la sponsorizzazione a 146 iscritti. E si chiama The Yepas TM. Niente, andiamo a vedere di che cosa si tratta questa sponsorizzazione e nel caso la opineremo. Dal telefono poi, Esatto. In alto si può testare. Sì, beh, è ovvio, cioè ha fatto una registrazione. Recordable.mobile, il programma che usa anche è... Sì, peccato che lo vediamo solo noi perché gli altri non lo vedono, ma comunque, vabbè, partiamo con il video. Via. Ciao ragazzuoli, io sono Yepsep. Momento che non si sente un cazzo. Io sono Yepsep, oggi siamo qui a questo nuovo video a grandissima richiesta di Luis Legend, che il grande Luis Legend, che mi ha tartassato i maroni sotto i miei commenti e ha chiesto di sponsorizzarlo. Ha fatto un video e vabbè, ha fatto un video e vabbè, ho l'iPhone 5. Mi ha chiesto 10.700.000 volte di sponsorizzazione. Le ha contate tutte? Bastian, cioè, sai, essendo che è uno youtuber famosissimo, perché 146 iscritti, sei uno che, vale, ha chiesto, ti prego, sponsorizzami così mi faccio un po' di iscritti, un po' di persone che mi seguono, ma andiamo a vedere i video che fa questo tipo qua. Sponsorizzarle, quindi oggi sto a sponsorizzarlo. Ok ragazzi, allora lui nel suo canale fa dei video che sono stati già fatti dalle persone. E allora che cazzo li fa fare se li ha già fatti altre persone? E lui diciamo che li ripropone perché sono veramente carini questi video. Cioè, da come l'ha descritta lui sembra che lui non è che fa video suoi, prende i video degli altri e li ripropone nel suo canale. Ma è uno zingaro di merda, cioè bastardo. Ecco, c'è cioè, sponsorizza uno che neanche lo trova. Pokémon Go! Cosa? Dove l'ha visto? Scusa, no, attimo, dove? Veramente divertente. Aspetta, vai. È veramente divertente questo. Poi, siccome lui fa i creepypasta, segue molto... I creepypasta! Fa i creepypasta! I creepypasta! So. Molti video su Favinezza e Freddy. Favinezza e Freddy. Cioè, questo qua non sa neanche la pronuncia. Five Night and Freddy. At Freddy's. L'ho sempre detto meglio di lui. Five Night at Freddy. Five Nights at Freddy's. Five Night at Freddy's. No. Nights. Five Nights. At. Freddy's. Freddy's. Five Night at Freddy's. No. Freddy's. No. Five Night. Non. Devi dire Nights, non Night. Vaffanculo. Riprova. Five Nights at Freddy's. Ridillo. Five Nights at Freddy's. Non è che mi bastano quelli che mi danno del nano, sì. Mi ci vuole pure tu. Vabbè, tu sei nano. Quindi. Lo so. Via, nano. Andiamo avanti. Dai che siamo alla fine, la parte clou dove finalmente mondo, ci dirà proprio, dove ci dirà proprio il canale anche. Fa pure, cioè fate pure le canzoni. Non fa le canzoni. Un ragazzo, spero che... Non ha il banner. Ciao ragazzi. E questa era la parte clou del canale? Cioè, della sponsorizzazione dove si vede il banner. Non ha il banner. Cioè, si può sponsorizzare un canale che non ha manco il banner, non ha niente.
Perché lo fa? Perché l'ha fatto? Aaron, perché lo fa? Ragazzi, non sponsorizzate se non avete gente che vi segue. Avete poca gente che vi segue. Non lo fate, non serve a niente. Lo fate solo per fare i pirla. Non, Niente ragazzi, questo è tutto. Io direi che per quanto riguarda YouTube fallito in partenza, anche un canale di sponsorizzazioni ci serviva. Cioè, che poi non è un canale di sponsorizzazione, ma lui fa sponsorizzazioni all'inizio. Cioè, è già alla quinta sponsorizzazione. Io mi chiedo, a 146 iscritti, quando ha fatto la prima sponsorizzazione, quanti ne aveva? Ne avrà avuti 50? Che poi magari c'erano il cugino, la sorella, il fratello, la zia, l'ho già detto la zia? Vabbè, il cognato, la cognata, il fratellino, cioè, magari i primi 10 erano compagni di classe e altri parenti, gli altri invece erano gente che non lo caga di striscio nessuno. Se poi fa scritto ricambi, so già che cazzo c'è lì dentro. Meglio che non vado a scuriosare troppo, che non voglio andare a capire, a trovare altarini o cose del genere. Sono canali molto lezzi questi. Niente, direi che ci possiamo fermare qui. Al prossimo youtuber fallito. Ciao a tutti. Saluta merda.